Devo dire che il clima della gara, diciamo, dei giovani, ahimè gara, è stato veramente bello. C'è stato un rapporto molto forte tra di noi, secondo me, proprio cementato dal fatto che quest'anno per noi l'avventura di Sanremo è cominciata ormai da più di 2 mesi. Da quando è iniziato tutto ciò abbiamo avuto modo di incontrarci diverse volte, siamo diventati amici. Conosco bene lì, ho sempre voglia, perché sono pugliese, perché ci conoscevamo da molto tempo prima di questa avventura. Devo dire che un bel rapporto anche è nato con Marco Guazzone, di stima, mi piace molto il suo brano, e devo dire che mi è piaciuta anche un sacco proprio umanamente Celeste Gaia, che è una ragazza che proprio mi mette felicità. Quindi diciamo che non è facile essere in una competizione quando ti affezioni alla gente con cui dovresti essere in competizione. Dei big comunque ci sono state tante canzoni che ho sentito e mi sono piaciute. Le ho sentite solo una volta, perché ovviamente ieri il festival per me è stato tutt'altro che lo spettacolo televisivo. E mi è piaciuto molto, ci sono state 2 canzoni che mi hanno sorpreso perché non me le aspettavo belle, devo dire la verità. È stata la canzone di Arisa, mi è piaciuta moltissimo, e anche la canzone di Pier Davide Carone e Lucio Dalla mi è piaciuta. E poi si sono confermati grandi artisti, cioè grandi musicisti che mi piacciono, Bersani, Marlene Kunz soprattutto. E Nina Zilli è bellissima, voglio diventare Nina Zilli, e altro che voglio diventare vecchia senza fretta. Per il resto, insomma, bello, finora tutto bello.